Buongiorno a tutti, sono Marco Di Vito di investire.biz. Per il sito appunto di investire.biz mi occupo della sezione Forecaster Share System Live che trovate qui nei servizi premium. Trattasi di un servizio, lo vedete qui, cliccando su maggiori informazioni potrete avere tutte le informazioni che vi servono. Trattasi di un servizio composto da sessioni di 2 ore tutte le settimane, il martedì sera, dove si analizzano i mercati finanziari con l'ausilio del forecaster utilizzato con il metodo Cherry System. Qui trovate un video esplicativo che vi spiega appunto che cosa facciamo durante le sessioni. Dunque, andiamo sui mercati finanziari perché in questo chiamiamolo video aggiornamento, andremo a vedere i cross valutari AUD/USD, GBP/AUD e GBP/NZD. Cominciamo da AUD/USD. Dunque, noi vedevamo questo cross a rialzo, eravamo entrati a rialzo proprio durante la sessione appena trascorsa di martedì. I prezzi, come vedete, si trovano in una fascia veramente, veramente importantissima. Allora, guardate qua, 74,50. Qui grande ombra con prezzi che vanno al rialzo. Di nuovo qui, lo vedete di nuovo qui, guardate quante volte i prezzi hanno rimbalzato su questa zona. Di nuovo qui, lo guardate qui, importantissimo. Quando invece viene questa zona viene attraversata, solitamente lo fa con delle candele molto forti. Guardate questa e guardate questa. Poi lo troviamo di nuovo qui e guardate, adesso ci troviamo proprio fuori alla rottura di questo canale ribassista che è stato rotto e sulla quale questa candela che indica prezzi decisamente al rialzo ha fatto pullback, lo vedete qui sulla linea orizzontale di prezzo, proprio sulla trendline superiore del canale ribassista che è stato rotto. Ora la candela si trova in una fascia di prezzo importantissima. Allora, guardate qui, 0,75, guardate, da qui sono ripartiti i prezzi, da qui, guardate, qui ha fatto resistenza, qui di nuovo, qui ha fatto supporto, qui di nuovo supporto, qua di nuovo resistenza, poi è stata attraversata con violenza, qua guardate che fortissima resistenza, guardate quante volte qui i prezzi hanno sbattuto. Qui di nuovo da supporto, qui di nuovo da supporto e qui di nuovo. Ora la candela ha attraversato questa zona con forza e sembra diretta al rialzo, ma si è fermata proprio in questa zona importante. La giornata di domani farà probabilmente da spartiacque per quanto riguarda quello che succederà su questo cross nelle prossime settimane. Io assolutamente, come la stagionalità indicata dal forecaster, sono al rialzo. Per ora siamo in guadagno, staremo a vedere, però assolutamente questa è una candela che indica forza rialzista sul cross. Bene, passiamo ad altri cross. GBPOD, quindi sterlina inglese contro la valuta australiana. Dunque, come vedete, allora qui eravamo in un canale ribassista che durava ormai praticamente da quasi 2 anni. Il canale è stato rotto al rialzo. Come vedete, i prezzi sono fermati e sembra che ci sia proprio uno storno. Dunque, allora, la prima zona importante da attraversare al ribasso, noi intanto qui siamo short, siamo entrati, scusate, controllo, a 1,73,37, siamo a 1,72,88, quindi una cinquantina di pip di guadagno. Prima zona importante che farà resistenza sarà qui. Intorno a 1,71,50. Vedete, i prezzi sono fermati qui. Qui hanno fatto da supporto e qui da forte. Vedete, da forte resistenza. Guardate quante volte è stata toccata questa fascia di prezzo. Poi, una volta rotta questa resistenza, il prossimo traguardo importante sarà intorno a dare 1,67. Vorrebbe dire fare circa 6 figure da dove siamo ora, che non sarebbe assolutamente male. Vedete anche la fascia di 1,67, la zona di prezzo di 1,67 ha fatto da supporto qui e poi vedete è stata toccata qui più volte e di nuovo qui guardate da forte resistenza. Qui da resistenza finché non è stata attraversata con una violenta candela rialzista.
Noi qui, secondo stagionalità, seguendo il forecaster, siamo assolutamente ribassisti, per ora siamo entrati, siamo dalla parte giusta. Andiamo a vedere l'altro cross che scambia contro sterlino inglese, sempre una valuta oceanica, quindi NZD, anche qui vedete zona di prezzo molto importante qui sopra, guardate. Qui massimi e qui anche. Poi prossima zona importantissima che potrebbero toccare i prezzi, vedete qui, trend line superiore del canale ribassista e linea orizzontale di prezzo situata intorno a 1,7830 che ha fatto qui da supporto, qui da supporto, qui da supporto, poi guardate qui da resistenza, qui da forte resistenza e poi è stata attraversata e guardate casualmente il rialzo importante da dove è partito, guardate che precisione, proprio da questa zona di prezzo. Quindi ci aspettiamo i prezzi, anche qui siamo short, forse siamo posizionati meglio sul GBP AUD, all'incirca una sessantina di pip, anche qui. Ci aspettiamo i prezzi in questa zona, 1,84, 1,78 vorrebbe dire all'incirca 6 figure, non è assolutamente male, se poi dovesse essere rotta anche questa zona. Probabilmente si arriverà qui sui supporti precedenti situati in area 1,68, vorrebbe dire all'incirca 18 figure, ma a questo punto diventano 16 figure, scusate, ma a questo punto diventano veramente molto, un traguardo molto ambizioso. Però staremo a vedere. Come sono state eseguite queste previsioni utilizzando il forecaster, ovvero software di previsione dei mercati finanziari basato sulla stagionalità, quindi sulle medie stagionali dei vari strumenti che vedete qui nella finestra, utilizzato naturalmente con il metodo Sherry System da me ideato, però noterete che il GBPAUD e il GBPNZD nel forecaster non ci sono, però tramite le correlazioni e le combinazioni degli strumenti a nostra disposizione nel forecaster siamo riusciti ad ottenere una bella previsione su questi due strumenti che, a mio modesto parere, potrebbero fare molte, molte figure al ribasso. Staremo a vedere. Come ottenere queste previsioni, come entrare su questi nuovi strumenti al momento giusto, lo spiegherò naturalmente nel corso che si terrà. Lo trovate qui nel calendario corsi eventi di investire.biz. Il 26 maggio alle ore 20 utilizzo il forecaster con il metodo Sherry System. Cliccando su maggiori informazioni trovate tutte le informazioni che ci servono e in più un'offerta che è valida ancora dalla fiera degli investimenti di Rimini, dal Liti Forum di Rimini. Io con queste informazioni vi saluto, mi raccomando, non mancate l'appuntamento con la stagionalità con il corso del 26 maggio, molto 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 importante. La stagionalità, quindi vi saluto e ci aggiorniamo ai le prossime video aggiornamenti con le operazioni in corso, vedremo a che punto saremo. Vi saluto, ciao a tutti, vi auguro un ottimo trading.